Rieccomi, anzi, è più corretto dire rieccoci. L'ospite in questione lo sentirete tra meno di 30 secondi, però per il momento Sandro Salidu da Radio Discussione con Parola Mia, Fatti e Misfatti del mondo che ci circonda, vi augura di trascorrere una serenissima giornata. Allora, dicevo, l'ospite di quest'oggi è Donato Leo. Prego, Donato. Coloro che ci ascoltano. Bene, oggi voglio iniziare la recita di una poesia un po' triste. La morte di un neonato. Lo sguardo rivolto ad un vecchio ritratto ingiallito, rinvenuto tra i ricordi del passato. E il bambino nato e mai vissuto, frutto di un amore mai spento. Solo qualche vagito, poi, il suo corpicino poggiato sulle ali degli angeli, ha raggiunto l'Olimpo degli innocenti. Ci guarderà dal regno dei cieli per mantenere vivo il ricordo della nostra vita. Ora una più allegra, ed è proprio in simbiosi con il periodo della vendemmia. Vinello. Allegri canti stonati, vivaci balli scordinati, dal palmento della cantina a pigiar vellutati chicchi d'uva corvina. Nettare zuccherino scorre nel tino, ma a San Martino diventerà buon vino, custodito nelle botti, poi invecchiato in bottiglie scure impolverate. Un'altra poesia un pochettino triste. L'ultimo viaggio. Strada ciottolosa ed in salita, percorsa in un freddo mattino d'inverno, durante una bufera di coltre bianca. Lacrime di dolore sono apparse sul mio volto. Un alito di vento li asciugava per non apparir triste. Il mio cuore era gelido come la neve. Amici e conoscenti formavano un cordone in segno di rispetto per l'ultimo viaggio di una donna del villaggio. Era mia madre. Passo ancora a leggerne un'altra grazia ricevuta. Perso nel buio della notte, una mano gelida e legnosa ha indicato il sentiero da percorrere. Il profumo dei fiori faceva lone al susseguirsi di parole di implorazione, d'una richiesta di guarigione. La preghiera giunto nel regno dei cieli ha riscaldato quella mano gelida, ponendola sul capo. D'improvviso, la nascita di un nuovo giorno, il volto sorridente, lacrime di gioia per aver ricevuto la grazia tanto attesa. Passa una mini poesia dal titolo Incubo. Passi cadenzati nel silente notturno varcano i confini della mente e dell'anima, trafiggono col tridente il cuor che attende la morte. Ancora una piccolina onda. Giunse l'onda spumeggiante, s'adagiò lentamente nel profondo del cuore, sanando le ferite d'amore. E leggo quest'ultima che parla d'amore. Stelle e cocci. Stelle e cocci ho raccattato nel firmamento in una notte di solitudine. Le stelle brillano, illuminano i cocci incastonati nel cuore e nella mente. Momenti di tristezza fiorano per essermi perso dietro gli affetti che non ci sono più. Le stelle mi hanno acquietato per essermi ricordato della spensierata fanciullezza. E l'alba, delle stelle dei cocci mi sono dimenticato per essermi addormentato. Sandro?
Allora, grazie Donato per essere stato qui con noi anche per quest'oggi. Ti auguro di trascorrere una buonissima giornata. Ci sentiamo quanto prima, ok? D'accordo, grazie pure a te, una buona giornata, ti saluto. Allora, un ringraziamento anche a voi tutti che avete ascoltato sino a questo istante. Vi auguro il miglior modo di poter trascorrere una felicissima giornata. Detto questo, mi congedo augurandovi che cosa? Buon pranzo, ci sentiamo domani. Bye bye and bye. Ciao, buona giornata, buon pranzo. Bye bye.